Polizia, buonasera. Buonasera. Telefono per denunciare una cosa, ascolti. Prego, dica, da dove sta chiamando lei? Teramo. Teramo dove? Teramo stazione. Ascolti, a Ripe, chiosco della Pineta. A Ripitella? Sì. Chiosco della Pineta. Non so come te venga adesso, ma ci sta un corpo per terra. C'è un corpo per terra? Sì. Dentro al chiosco? No, poi io stavo facendo una camminata. Ciao. Quella che avete appena sentito è la voce dell'uomo che il 20 aprile scorso chiamò il 113 avvertendo della presenza di un corpo, quello di Melania Rea, uccisa due giorni prima con una trentina di coltellate e per il cui omicidio è stato arrestato nei giorni scorsi il marito Salvatore Parolisi. A diffondere la telefonata ai mezzi di informazione i carabinieri di Ascoli Piceno. È il primo atto disposto dalla procura di Teramo che ieri ha preso in carico il fascicolo dell'inchiesta sull'efferato omicidio della casalinga di Somma Vesuviana. Obiettivo dei magistrati abruzzesi è individuare la persona che il 20 aprile chiamò il 113 da una cabina telefonica di Teramo con una voce di un uomo anziano dal forte accento dialettale. Lanciano, quartiere di Olmo di Riccio, lì c'è la mensa della Caritas, poco dietro c'è la scuola dell'infanzia e poi la bocciofila, e in questo piazzale nascerà un'antenna wind, un traliccio di ben 35 metri. 33 metri e mezzo. 33 metri e mezzo, puntuale per Luigi Vinci Guerra, che denuncia le preoccupazioni di Rito. Certamente, queste cose noi le denunciamo tutti quanti, gli abitanti del quartiere, perché ci sembra una cosa addirittura inverosimile. È impossibile montare sei ripetitori su questa antenna più altri quattro ripetitori successivamente che saranno inseriti. E mi pare che di fronte ad una zona come questa, adibita solo esclusivamente a residenza e a servizi scolastici, e mi pare che sia una cosa ingiusta completamente. Tutte le autorizzazioni a posto? Allora, ci sono tutte le autorizzazioni, il Comune ha fatto un documento dicendo che loro negano e non vogliono accettare questo discorso, però chiaramente le leggi regionali e quelle nazionali sovrastano addirittura quelle comunali, perché il Comune fino adesso non ha approvato ancora un piano preciso per le antenne. 33 metri e mezzo sono tanti, una Tour Eiffel ad Olmo di Riccio. Certo, sono Olmo di Riccio, e quindi questa zona insieme con quella di Via del Mare e quella del cimitero principale di Lanciano, insomma, sarà un'area completamente messa a disposizione di coloro che devono montare queste benedette antenne. Almeno al cimitero. Almeno al cimitero ci possiamo arrivare nella maniera più perfetta possibile, anche se in questa occasione faccio una battuta finale, al cimitero non ci possiamo nemmeno più andare, perché purtroppo la struttura che doveva essere costruita adesso è tornata un pochettino indietro dentro l'ufficio dell'urbanistica, per cui probabilmente non abbiamo nemmeno più la possibilità di morire.